8 uomini su 10 dichiarano di sentire la pressione estetica delle donne. Sarà vero? Quel che è certo è che gli uomini negli ultimi anni si sono affacciati nel mondo del beauty e della cosmesi. Uno studio condotto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna ha calcolato che gli uomini spendono in trucco tanto quanto noi donne. Ma come deve truccarsi un uomo per risultare carino? Fortuna che c'è Piero! Piero è l'inventore dei tutorial in dialetto veneto e oggi insegnerà agli uomini come truccarsi. Uomini, fortunissima che c'è Beppone! Beppone è il mio angelo custode e oggi verrà truccato bene da Piero. Allora Valentina, prima roba da fare, ciao Beppone. Lo dico sempre, secondo me crema idratante ogni giorno, sì. Scrub una volta a settimana che fa bene a tutti, perciò anche agli uomini. Okay. Nel caso di Beppone te vedi che ha la pelle lucida, perciò prima roba che faccio, lavarlo prima di fare il trucco o comunque de base. Quindi scommissiamo, non metto crema idratante perché Beppone butta fuori. Che sei delle occhiaie, borse. Perciò andiamo a sistemare l'occhiaia, la borsa qua sotto. Se non sai che colore scegliere per il correttore, ad esempio in profumeria, che domanda è la commessa. Guarda su. Vado a colorare solo l'ombra scura, non vado a mettere altro vicino gli occhi o cosa, solo l'ombra scura. Ma questa è per le guance? Tu credi che un rossetto possa compromettere la tua mascolinità? Adesso ho tolto un poco di rossetto, sicuramente gli uomini non lo ha, però se magari ha l'amorosa, la mogliere che ha un rossetto, capita, esatto. Non è che si sposa. Con rossetto un poco, così lo spalmo, lo sfumo ben, con pochissimo prodotto, Beppone si sa bene abbronzare, però se vogliamo dargli ancora un po' un tocco baciato dal sole, se si proprio bianchi, un po' così sulla tempia. Su tutta la faccia, non come il farda. Sulla tempia, su sta parte qua proprio. Una volta fatto questo, incipriamo leggermente per tenere un attimo la brillantezza, sì, sotto controllo. Sì, il femmine non va a intaccare il rossore che hai messo col rossetto. Esatto, bravissimo. Perciò un peneo, ben largo, grosso, cipria trasparente, compatta. Non di quella che luccica naturalmente. E andiamo a incipriare soprattutto la zona centrale. Vado. Con uno spazzolino per le sopracciglia o per le ciglia, andiamo a pulire le sopracciglia e a pettinarle. Steghe massa lunghe te consiglio o de cavalle direttamente con la pinzetta. Tu tagliarle un po'. Esatto. Non abusate con la pinzetta, non abusate con la pinzetta. Solo quelle lunghissime, solo quelle, esatto. E al massimo quelle centrali. Ok. Guarda che bello che ti sei. Grazioso.